Nuovo giorno, dormito tanto che ero distrutto, quindi in realtà è già abbastanza tardino, sono tipo le 8:30, ma non importa, mi sono portato dietro la canna da ultralight, per questa volta sto usando la Soltstyle Mebauru della Bugarcia, 2,44 m, perfetta, da ultralight, proprio bella, c'ha il manico cortino, che non è una cosa di cui io sia un fan eccezionale, ma fa il suo porco lavoro, specialmente ieri, la prima volta che la provavo, e va molto bene. E poi la Molix Skinrjan da 2,30 m x 10,28 g, dovesse esserci qualcosa di più grossino e interessante che gira. Il mare è veramente calmo, ieri in questo posto un ragazzo ha preso un serra da 2 kg, quindi insomma pesci dovrebbero esserci e girare. Andiamo su questa punta e cominciamo a pescare. Sondo il sottosponda, dove in genere ci sono degli sciarrani. Mordono appena staccata l'esca dal fondo. E poi il lungo riva con un recupero un po' più allegro. E adesso si lancia lontano, e mentre si aspetta che l'esca vada giù mi tolgo lo zaino e monto l'altra canna. Cambio canna. Non male, non male. Questa potrebbe anche essere dimensione da zuppa. Miseria, eccola, oh, mi si morde, eh? Eccola là, è a tetto presa, è a tetto presa, è a tetto presa. Guarda che figata di pesce. Buono. 6.5 hours later. Bello blu. Bello blu. Eccola, Dio buono! Ricciola! Ricciola!
e stavolta una da 2 anni che ci provo, una. Oh, è 2 anni che ci provo a pianne una, Dio Bono, finalmente, maledetta infame. E si è anche deformata. Vai piccola. No, è piccola. No, è piccola, queste piccole si rilasciano. Un pesce che ti arriva a 30 kg, che tieni? Seguono, eh? Eccola là. Eccola! E ho paura di sì, però... Boh! In teoria sì! In teoria sì! No, 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 tranquillo, tranquillo! È piccola, è piccola! Ehi. Sì. Lo stesso se riagganciata. Guarda che ce n'è una che la segue, se la cali giù, questa è ancora più piccola. Dio Bono
Eccolo! E andiamo!